Scienza e oggi abbiamo ospite il professor Albino Claudio Bosio che intervisteremo sul tema del marketing politico e anche della comunicazione politica e risvolti su militanza e appartenenza. Il professor Albino Claudio Bosio è professore onorario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni all'Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché docente di psicologia dei consumi e del marketing e di metodologia di ricerca e intervento psicosociale per le organizzazioni. Dal 2011 al 2019 è stato anche preside della facoltà, inoltre autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche, principalmente su ambiti di ricerca che riguardano i consumi, la ricerca di marketing, la comunicazione, la salute e la professionalizzazione della psicologia. Ha anche un'attività professionale di tantissimi anni nell'ambito della ricerca sociale applicata e del marketing presso l'Istituto Eurisco, oggi GFK Eurisco, di cui è stato anche vicepresidente e direttore dei dipartimenti di salute e appunto società e politica. Benvenuto professore, Grazie, grazie grazie a voi. per il suo tempo e per la sua disponibilità. Bene, allora se d'accordo partirei con una prima domanda abbastanza introduttiva, ossia marketing, comunicazione e politica, tre parole di cui sentiamo tanto parlare, diciamo, e anche molto abusate, e che lei stesso, diciamo, ha ironicamente definito come delle brutte parole, soprattutto se associate in particolare riferendoci a marketing. Potrebbe spiegarci in che senso questa associazione, secondo lei? Sì, parlando nella nostra interlocuzione prima di questo incontro, ho espresso questa idea che marketing e politica è come mettere insieme due brutte parole, quindi quando due cose brutte si mettono insieme si elevano al quadrato, non si sommano. Questa ovviamente non è la mia impressione, non avrei dedicato più di un decennio della mia attività professionale all'ambito socio-politico, se non fossi convinto del contrario. E sottolineo però questa percezione perché, per quanto mi risulta e per l'evidenza che ho ricavato in questi anni, mi pare che sia particolarmente diffusa una rappresentazione sociale negativa di queste due parole. Se noi andiamo, diciamo, a parlare con la gente, ma anche nel linguaggio dei media, quando viene evocata la parola marketing? Viene evocata la parola marketing quando, in associazione con dei significati quali, manipolazione, condizionamento, per lo più utilizzato attraverso una comunicazione, e qui il pensiero corre alla comunicazione pubblicitaria. La politica di per sé, purtroppo, già di per sé non gode di una buona immagine nella società italiana. Le ricerche che sono state fatte e che vengono fatte periodicamente sulla reputazione delle istituzioni socio-politiche in Italia ci dice come proprio gli attori della politica, in particolare i partiti, ma non soltanto i partiti, subiscono un'immagine fortemente critica e fortemente scadente sul piano della reputazione. Vorrei dare un esempio così spannometrico, non vorrei come dire, oberare di dati, ma ricordo una ricerca in cui, o un insieme delle ricerche che vengono fatte su questi temi, in cui alla fine in Italia, anche per una certa tendenza degli italiani, insomma, a vedere anche scaramanticamente tutto in negativo, no? Sono poche le istituzioni politiche che si salvano. Si salva, la figura del Presidente della Repubblica, si salva l'esercito, per esempio, l'esercito con le missioni d'impegno all'estero ha riconfigurato in maniera molto forte la sua immagine, ma altre istituzioni, in mente i partiti, ma anche la magistratura, per esempio, anche i sindacati, la capacità dei sindacati di esprimere rappresentanza,
è da sempre piuttosto bassa, da sempre, dico, ho in mente ricerche degli anni 80-90, cioè no, non è un fenomeno degli ultimi mesi da leggere in termini di... Ora, mettere insieme marketing e politica significa proprio elevare al quadrato un po' questa associazione negativa, quindi espanderla. Un po' per un atteggiamento un po' pregiudiziale, stereotipico, diffuso nella popolazione italiana. E un po' anche, credo, per l'esperienza che ne è stata fatta in questi anni, per come questo connubio è stato evocato, proposto e gestito. Ecco, io credo che su questo punto si debba riflettere un po' e partire da questo dato, che è un dato critico, se l'intenzione è quella di dare un contributo per cambiare le cose. Ecco. Bene, grazie. Ecco, appunto, approfondiamo un po' a livello di excursus anche storico, magari facendo riferimento a dei momenti storici. Come potremmo delineare, diciamo, l'evoluzione del marketing politico nel nostro paese e quindi anche comprendere meglio, per comprendere meglio al nostro pubblico perché oggi siamo arrivati a questa rappresentazione che lei ci ha descritto in apertura? Sì, ho sottolineato con una certa enfasi, con una certa rabbia, questa associazione negativa, perché non è sempre stato così. Anzi, per dirla ancora più chiaramente, il connubio fra marketing e politica non è affatto recente, è all'origine della stessa vita del marketing, sia come scienza sia come applicazione, e ha offerto delle ottime occasioni di crescita allo stesso approccio di marketing che poi dopo è stato anche esportato dall'ambito politico all'ambito dei consumi. Mi riferisco in particolare a un periodo che grosso modo, insomma, va dagli anni 30 agli anni 50. Parliamo del periodo immediatamente dopo la crisi di Wall Street, che è una crisi finanziaria, ma anche una crisi sociale, di comunicazione sociale. Non abbiamo qui l'occasione per approfondire la cosa, ma ricordiamoci come anche la risposta che il presidente Roosevelt ne dà col New Deal è una risposta che essenzialmente funziona, e Keynes, un economista intelligente e brillante, ne dà atto, che funziona perché ha certe caratteristiche sul piano della costruzione della comunicazione, in modo tale all'interno della quale è possibile generare consenso ed entusiasmo su una prospettiva. Il New Deal fondamentalmente funziona perché riesce proprio a mobilitare delle energie, e queste energie vengono mobilitate non soltanto, non principalmente sulla base del contenuto delle ricette, politiche sociali sulla scuola, sui parchi, eccetera, eccetera, conta anche, ma per la qualità complessiva della comunicazione. Ora, in questo ambito ci sono alcune intersezioni, alcuni momenti, alcuni inizi che, senza essere troppo pedanti, si possono ricordare, perché forse non è che le abbiamo proprio così presenti e forse sarebbe il caso di tenerle presenti. Beh, parliamo per esempio del 1936, quando Roosevelt se la vede con Landon nelle seconde elezioni alla presidenza degli USA. E un certo signor Gallup, che poi diventerà famoso, fa un sondaggio previsionale, soltanto che a differenza di principali più reputati istituzioni, si preoccupa di costruire non dei campioni numerosi, grandi, ma dei campioni rappresentativi. Introduce cioè una lettura di tipo scientifico-statistico nella costruzione della lettura dell'opinione del pubblico. Bene, il sondaggio di Gallup darà previsioni corrette, mentre il sondaggio della Library, eccetera, eccetera, un'associazione di cui adesso non ricordo completamente il nome, molto più grande, reputazionalmente molto più indicato, non produrrà risultati corretti.
risulta sbagliato. Ecco, allora, c'è questa prima intersezione che è un po' un pensiero, come dire, scientifico che viene messo a disposizione per la comprensione dell'opinione pubblica. E questo è un percorso che inizia. Ricordiamoci che Gallup è all'origine di tutta la ricerca sull'opinione pubblica, nasce da lì. Un'altra dimensione che può essere citata è Catona. Catona cosa fa? Proprio negli anni 30-40 tira fuori quello che si chiama il consumer sentiment del cittadino, del consumatore, cioè quella disposizione che ognuno di noi elabora sul come vanno, come stanno le cose, che è una predisposizione che Catona vede principalmente in ambito economico e poi verrà anche però sviluppata e estesa anche all'ambito politico. Bene, qual è il valore di questa ricerca che continua ancora oggi? Io personalmente, per esempio, l'ho curata per più di un decennio sulla realtà italiana. È il fatto che le aspettative, il sentimento, le percezioni del cittadino consumatore non sono neutre, ma fotografano in qualche maniera delle aspettative sul futuro e quindi incidono sull'andamento del futuro stesso. Buone aspettative significa prefigurare situazioni di incremento positivo della realtà. Questo per darvi soltanto una dimensione, l'indice di consumer sentiment, prima negli Stati Uniti e poi in tutte le realtà più evolute, tutti i paesi dell'Europa, entra come indicatore predittivo stabile, indicatore predittivo delle previsioni economiche. Fa parte del modello econometrico degli stati. Uno psicologo. Ma c'è anche Lazarsfeld, che era un sociologo, ma veniva dalla psicologia viennese. Qui cito, e Lazarsfeld lavora proprio sui fenomeni della comunicazione politica, scopre due cosine piuttosto interessanti, estremamente attuali se li mettiamo nel mondo dei social media. Uno è che uno si espone alla comunicazione per avere delle conferme di quello che pensa e non per dialogare con quelli che la pensano diversamente da lui. Si va a un comizio per sentire il proprio, la propria figura di riferimento. Pensiamo a quello che capita oggi nelle varie tribù, nelle varie communities che sono all'origine di alcune prese di posizione, tanto per fare degli esempi concreti, Novax, no? Cosa succede? Succede che in queste aggregazioni si va per confermare la propria costruzione e vedendo che altri che sono stati preselezionati per consuetudine, ma questo non ci si riflette su, no? Che magari c'è un altro 90-95% che la pensa diversamente, però quel 5% la pensano come me, allora è proprio vero. Voi capite che quando c'è una costruzione di questa natura, smontare una costruzione di questa natura in politica diventa un'operazione complessa. Un'altra cosa che scopre molto interessante e molto attuale, che tu a livello della politica, comunque a livello dei media, di quella comunicazione di cui noi spesso sopravvalutiamo gli effetti, francamente, la comunicazione mediale, funziona soltanto se è in qualche maniera validata dal gruppo di riferimento. Se il mio gruppo dei pari in qualche maniera conferma e consolida questa opinione. Se non c'è questa, tu puoi dire tutto quello che vuoi. Se tu vuoi fare una... sei uno scienziato, sempre stando in tema di Covid e di vaccini, sei uno scienziato e dimostri, per esempio, che col vaccino c'è un trend in calo della mortalità o dei ricoveri di un certo tipo, oppure che la gente che oggi si ricovera o muore all'80-90%, cito a memoria, è gente che non ha avuto il vaccino, sono delle realtà che sono facilmente verificabili, ma che non scalfiscono in nulla, perché il gruppo di riferimento è talmente solido che non è scalfibile a quel punto. Ecco, queste dimensioni della realtà sociale che entra come costitutivo poi di una presa di posizione politica e quindi una complicazione di quadro,
l'importanza delle relazioni primarie nella società, del gruppo, dell'esposizione selettiva, sono tutti fenomeni che vengono scoperti attorno agli anni 40 e 50 e sono attuali. Vorrei citare ancora una cosa che mi sta a cuore e che riguarda l'Italia, e perché tutto questo fino adesso ho parlato di una cosa americana. Questo è un tema terribilmente americano, che poi dopo diventa anche europeo. Ecco, facciamo un passettino, spostiamo dagli USA in Italia e andiamo nel 46. Credo di parlare dei giovani, quindi il 46 è preistoria, mesozoico, credo pleistocene. Però nel 46 capita una cosa importante, siamo nel passaggio non soltanto al post-fascismo, quindi a ciò che verrà dopo, che non c'era ancora, ma alla scelta fra monarchia e repubblica. Bene, questo passaggio che è fondamentale nella nostra vita collettiva è un passaggio che è ritmato, per esempio, da un'esperienza, da un sondaggio fatto da Luzzatto Fegiz, che è il fondatore poi della Doxa, che aveva imparato queste cose stando negli Stati Uniti, figura interessantissima da analizzare, riesce a stimare perfettamente il risultato finale. Ricordiamoci che non era facile da stimare, perché gli scarti tra monarchia e repubblica non erano così grossi e soprattutto c'era una variabilità territoriale. Nord-sud che non era... Poi immaginiamoci cosa voleva dire fare un sondaggio nell'Italia post-bellica, anche in termini di mobilità, le strade come erano, le auto, i telefoni, ecco. Riesce a fare questa cosa ed è questa ricerca che in qualche maniera sancirà l'importanza di un approccio scientifico, lo studio dell'opinione pubblica, come fondativo di una nuova società più complessa, che è la società poi del nostro paese. Ecco, ho voluto richiamare tutto questo perché mi sembra che ci siano state delle intersezioni tra mondo scientifico, logiche di marketing e mondo politico che aveva sollecitato degli interrogativi di marketing, ecco, ma di un certo tipo che chiamerei marketing intelligence, la capacità di capire, di andare in fondo, di riconfigurare anche delle posizioni sbagliate. Tutto questo è l'origine di questo. Purtroppo, a me pare di dover dire che tutto questo poi si perde un po' negli anni successivi e forse vale anche la pena di capire perché si è perso e come possiamo magari fare per recuperare qualcosa che forse non è così cattivo o negativo come la nostra rappresentazione sociale stereotipica tende a configurare, insomma. Grazie, e quindi appunto partendo da quello che lei ha detto, cioè agganciandomi a quello che lei ha detto, quindi siamo passati un po' dalla nascita della Prima Repubblica, quindi poi abbiamo fatto questo riferimento, però oggi appunto, in questo momento storico che stiamo vivendo nella nostra contemporaneità, come si muove il marketing politico all'interno del nostro paese? Cioè, magari ci sono, a parte magari le chiederei se vuole fare riferimento anche a qualche esempio concreto, anche in riferimento soprattutto diciamo all'utilizzo ormai massivo e pervasivo dei social media per comunicare, certo. Chiedo a lei, generare, acquisire consenso, generare consenso, promuovere idee, ecco, qual è l'attuale stato dell'arte del nostro marketing politico, e quindi sì, farei un approfondimento su questo punto. Sì. Io credo che per capire l'oggi, ecco, io credo che uno degli errori che facciamo nella comprensione dell'oggi è pensare che la spiegazione dell'oggi faccia riferimento all'oggi. È un gioco di parole per dire che, perché voglio dire, ma in molti aspetti sociopolitici,
Le chiavi di lettura non sono così limitate all'oggi, ad una dimensione cronachistica, ma ritornano indietro nel tempo e forse un difetto che abbiamo avuto, faccio un'autocritica a questo punto per i cosiddetti addetti ai lavori, scusate il bisticcio di parole, perché per non aver saputo vedere in tempo. E quindi mi permetta di rispondere, non la voglio prendere in maniera accademica troppo alla larga, ma per capire cosa c'è oggi dobbiamo un po' guardare indietro. E mi piace guardare indietro recuperando un libro del mio maestro, Gabriele Calvi, che è uno dei primi ricercatori psicosociali che vengono dalla ricerca del marketing, che alla fine degli anni 70 si occupa di indagini sociopolitiche. Raccomanderei a tutti di leggere un libro che forse si trova ancora nella biblioteca, si chiama La classe fortezza, che è un'indagine empirica fatta sugli italiani, un campione rappresentativo degli italiani. Cosa scopre Gabriele Calvi? Che c'è una frattura profonda tra rappresentanza politica, cioè ciò che la politica pensa di sé e ciò che la politica propone attraverso il suo programma, e rappresentazioni dell'elettorato, cioè cosa in testa l'elettorato, quali sono i valori, qual è la progettualità che l'elettorato è disposto a scambiare con la politica. Attenzione, tutto questo 1980. Partiamo. Il segnale viene dato in maniera molto forte già da lì. C'è uno scollamento. E è uno scollamento che va capito, dove ci sono due agende che si costruiscono, la società civile e la rappresentanza politica, ma che divergono. Fino allora erano state tenute insieme, apparentemente insieme, da un'adesione politica di tipo ideologico, in buona sostanza ce lo ricordiamo, no? La polarizzazione PC-DC come filosofie di vita, mondi possibili alternativi all'interno dei quali era in qualche maniera anche facile scegliere perché erano proprio mondi totalizzanti. Tutto questo all'inizio degli anni 80, ma ancora più precisamente con gli anni 90, viene meno. L'adesione in qualche maniera ideologico profonda viene meno e viene sancita, viene anche rafforzata da alcune decisioni che vengono prese. Per esempio, il passaggio al maggioritario. Il passaggio al maggioritario richiede l'aggregazione di forze politiche in macroaggregati dove la possibilità di un riconoscimento è sempre maggiore, è un puro fatto statistico. Tanto più grosso l'insieme, tanto meno ho la possibilità di rappresentarmi. Dall'altra parte c'è proprio l'emergere di un voto che non può essere più ideologico nel senso dell'ideologia forte, profonda di un tempo, ma è post-ideologico. Come si risponde a tutto questo? Si risponde sostanzialmente alla politica. Cominciamo a leggere una crisi della politica che è trasversale ai partiti. Risponde o per un'aggregazione di microinteressi, le lobby, tanto per capirci, o cercando di tenere insieme i macroaggregati attraverso la personalizzazione della politica, senza fare troppi nomi, però ricordiamoci come negli anni 90 un grande imprenditore televisivo, e non a caso televisivo, perché tutto questo connette, entra in campo e gioca un ruolo direi non marginale per un paio di decenni. Ecco, direi che questa è la figura che più di ogni altro rappresenta questo passaggio. Il punto qual è? Che il marketing politico, così come l'avevamo visto prima, cessa in qualche maniera di avere la sua funzione di stimolo, occupandosi invece di cose non apparentemente, direi superficiali, insistentemente di cose superficiali si occupa. Uno è il sondaggio.
Chi ha avuto esperienza di queste cose sa che ogni settimana non c'è uno, ci sono vari sondaggi. Ecco. Nella mia esperienza devo dire che il venerdì pomeriggio di solito è una realtà particolarmente folle per un ricercatore che faccia sondaggi di previsioni di voto, perché tutti i partiti che non, tutti la rappresentanza politica che non lavora in commissione, eccetera, sappiamo chi lo è, vogliono sapere che cosa, vogliono sapere qual è il consenso. Ragioniamo un momento su questa follia della ripetizione, della così proprio la coazione a ripetere sul tema del consenso, dove ci si va a interrogare su uno scarto di 0,5 punti. Vediamo anche le peraltro interessanti trasmissioni di Bentane, non dicono niente, non dicono nulla. L'altro punto è che dall'agenda politica, dai contenuti, si passa alla narrazione. Questo non l'hanno inventate i social media o i derivati del social media più o meno bestiali, anche se sono fenomeni che questi nascono negli anni 90, dove il punto fondamentale è raccontare bene una storia, che sia credibile, che generi consenso. Con quali contenuti c'è uno scollamento successivo? Quindi si passa a una comunicazione che non è più una comunicazione di contenuti, ma una comunicazione per il consenso. Quindi c'è questa liaison, comunicazione consenso, dove la valutazione della comunicazione vale per sé. Insomma, è la differenza tra Socrate e Sofisti, per tornare un pochino a una vecchia categoria che forse ci ricordiamo tutti. Il mondo digitale degli anni 2000 mette ulteriormente in crisi questo assetto, perché da un lato sviluppa prepotentemente una richiesta di una domanda partecipativa. Ricordiamoci cos'è stato il Movimento 5 Stelle. Non esprimiamo giudizi sul punto, ma certamente esprimeva l'esigenza di uno vale uno, esprimeva l'esigenza di trasformare o cambiare una dinamica partecipativa verticale basata sulla rappresentanza con una dinamica partecipativa orizzontale, dove tutti contano alla stessa maniera. E quindi la presa di parola. C'è la possibilità di prendere la parola, di dire la propria, e quindi la mia vale nel momento in cui sto prendendo la parola. Tutto questo pone un grosso problema ai partiti, è un grosso disagio ai partiti. Io lo leggo così, la risposta che i partiti danno a tutto questo, perché è una risposta adattiva alla situazione. Cioè i partiti in qualche maniera producono un adattamento passivo rispetto al contesto diventato ancora più complesso e non rielaborativo. Cosa significa tutto questo? Si intensificano ancora di più le indagini sui consensi, si fanno tutti i giorni, ogni momento. Se faccio così, faccio così, ma è possibile che la elezione di un sindaco di Roma debba dipendere da una valutazione sondaggistica reiterata e non dalla capacità di costruire un'offerta politica? E dall'altra parte il tema della narrazione. I vari social media, in qualche maniera, da produttori, come dire, autonomi, vengono in qualche quindi autogeneratori di comunicazione, la forma del social media viene presa, viene amplificata come organizzatore di una comunicazione politica intenzionale. La bestia mi sembra il miglior prototipo di questo approccio. Dico la bestia senza ancora una volta voler esprimere nessun giudizio di merito e astraendomi da tutti i ciarpame di cronaca che è veramente un esempio paradigmatico di come si possa costruire una narrazione basata essenzialmente, poi una narrazione priva di contenuti, è basata essenzialmente sull'asse amico-nemico, sulla costruzione amico-nemico, che è un'anima ineliminabile della politica. Ecco, tutto questo fa sì che noi siamo di fronte ad un marketing che è un marketing tattico,
basato sugli aspetti, come dire, più marginali e abbiamo perso di vista invece quelli che sono le opportunità. Ecco, devo dire con grande franchezza che a me di questo marketing qui, da ricercatore, non me ne frega niente, non mi interessa niente. Penso che sia un marketing che prima lo mitighiamo o lo riconfiguriamo all'interno dei grandi temi, delle grandi sfide che la politica ci pone, e a cui il marketing può dire qualcosa, o altrimenti è un marketing che è surrettizio a riprodurre semplicemente delle posizioni di forza mirate a generare consenso purché sia e a generare in qualche maniera una comunicazione narrativa che è una forma di sceneggiatura. Qual è la differenza tra una comunicazione di quel genere e un film? Ne vedo poca, perché dietro c'è proprio la ricostruzione di una sceneggiatura che mira a una rappresentazione amico-nemico, attraverso tra l'altro delle operazioni, essendo molto, molto semplificatorie, ecco, diciamo così. Quindi tutto ciò che è complesso nella politica non può più essere rappresentato. Perché tutto ciò che è complesso è fuorviante, addirittura c'è la gabola che c'è qualcuno che mi sta imbrogliando. Se io devo mostrare qualcosa su come vanno i vaccini, è molto più facile dire che il Green Pass lede la mia libertà, piuttosto che andare. Ecco, l'affermazione sostituisce il confronto. La retorica affermativa sostituisce la fondazione dell'argomentazione politica. E a questo devo dire, il marketing politico, così è nato, a questa situazione non è estraneo. E quindi che siano due brutte parole, un po' se lo merita anche, insomma, in questo momento. Bene, grazie. E quindi appunto, diciamo, cercando un po' di fare una sintesi di quello che ci siamo detti, siamo partiti, diciamo, dagli aspetti, diciamo, un'introduzione un po' più concettuale, siamo passati poi a un excursus storico, quindi siamo andati al passato, al presente, però se dovessimo guardare al futuro, ecco, diciamo nell'ipotesi, comunque nell'eventualità in cui ci siano delle nuove forze o comunque dei nuovi movimenti politici o partitici, o volessero costituirsi dei nuovi movimenti politici, partitici all'interno del nostro paese, mi riferisco comunque, diciamo, in questo momento sempre al nostro contesto italiano. Quindi, come un nuovo movimento potrebbe e quindi dovrebbe, alla luce di quanto lei ci ha raccontato, approcciarsi al marketing e quindi come dovrebbe costruire una strategia che non sia sterile e riproduttiva, come ha detto lei, ma che possa essere generativa in qualche modo, comunque di contenuto, forse generativa è la parola che mi sembra più sensata. Quali sono i punti, ecco, i temi secondo lei imprescindibili da cui bisognerebbe partire? E poi anche quindi conseguentemente per un buon marketing anche tattico operativo, poi ne Certo, consegue. certo. Ma io non so se sono in grado di definire degli aspetti imprescindibili, però per dirla con un cultore di una politica del contenuto, I have a dream, no? Io ho una speranza e un sogno che si ritorni a fotografare, a identificare quelli che sono gli snodi, i dilemmi critici della politica e a interrogarci su come il marketing, che ricordiamo, deve produrre intelligenza di scambio fra una domanda e un'offerta, perché questo è marketing, non manipolazione, intelligenza di scambio, finalizzata al vantaggio reciproco. Questo
Quindi siamo in questa situazione, no? Quando parliamo, ecco, penso che un marketing di questo tipo, una visione di questo tipo, possa dare un contributo tecnico e un contributo di intelligenza e di operatività per affrontare questi quali. Ma io ne vedo sostanzialmente quattro, ma probabilmente ce ne sono altri o si possono vedere in maniera diversa. Il primo che mi sta più a cuore è il tema del come conciliare rappresentanza e partecipazione. Io credo che questa sia veramente la quadratura del cerchio e sarebbe sbagliato in qualche maniera oggi immaginare di, come dire, di ghettizzare l'istanza partecipativa attraverso, comunque, sottolineando la debolezza o la criticità delle forme della partecipazione. Vediamo, insomma, oggi siamo di fronte a una partecipazione che si esprime in modo abbastanza sintomatico. Ecco, attenzione. L'esigenza di partecipazione per una serie di motivi che qui non posso approfondire, ma banalmente perché abbiamo tutti più istruzione, banalmente perché questo mondo ci dice parti da solo, non possiamo affidarci molto agli altri. La partecipazione deriva dal fatto che siamo ogni individuo è caricato di maggiori responsabilità rispetto al futuro, al passato. Ecco, tutto questo in qualche maniera fa sì che il problema della partecipazione sia ineludibile, ma debba essere in qualche maniera, se non vuol diventare uno stupido e folcloristico esercizio di retorica, ma deve in qualche maniera integrarsi in una società complessa con una democrazia della rappresentanza. Come mettere insieme queste cose è una bella sfida oggi, anche dal punto di vista della ricerca psicosociale. Io credo che se dovessimo tornare a lavorare su questi temi, qui sono orgoglioso di far parte di aver fondato e di far parte di un centro di ricerca che si chiama People Engagement, cioè sviluppare una ricerca per vedere le forme partecipative del consumatore, del cittadino nei vari contesti, perché questa è la vera sfida che abbiamo oggi. Come favorire tutto questo in una realtà complessa che non è più l'agorà ateniese, evidentemente, dove lì uno non era vero nemmeno lì, ma comunque uno vale uno, tende ad valere. Un altro tema che mi sembra importante è riportare la narrazione ai contenuti dell'agenda, cioè ritornare a parlare di agenda. Noi non abbiamo un'agenda politica, noi abbiamo una cronaca. Oggi siamo occupati dal porto di Trieste, ma rintracciare le fila di un disegno che è una visione ed è un progetto su cui puoi stabilire un consenso, questo dovrebbe essere un compito importante, no? De Gasperi diceva un politico è orientato alla cattura del consenso, uno statista invece vuole costruire un'agenda che prefigura un futuro su cui ci possiamo trovare bene dentro, costruire e consensualizzare. E questo è un altro tema dell'agenda. Basta narrazioni che sono autonarrazioni, retoriche, che no. Poi, se posso dire, senza citare nulla, ma pensate alle retoriche della concretezza, che non hanno niente di concreto e che sono anche state così, in qualche maniera, anche evidenziate da alcune sketch di Crozza sul. Vabbè, sono così, poi ognuno ci mette dentro quello che vuole. Mi fermo qui su questo punto. Un altro punto che mi sembra importante è il tema del dare e dell'avere. In una società pragmatica come la nostra, dove si chiede tanto, bisogna però dopo anche rendicontare. Il tema dell'accountability della politica è fondamentale per una logica di trasparenza. Se andiamo a leggere lo scambio, tu mi devi dire, tu mi devi giustificare perché devo pagare le tasse con un ritorno di valore del mio denaro. E quindi è tutto il tema del bilancio sociale, che le aziende in qualche maniera hanno imparato a fare
in maniera più o meno appropriata, più o meno così, no? E però è un tema fortissimo per le istituzioni politiche, la rendicontazione, l'accountability, cioè la capacità di trasformare un bilancio in una lettura di valore per i cittadini. Mi sembra una cosa fondamentale, i miei 100 euro dove sono andati? Questo vale in generale, ma vale soprattutto adesso siamo ancora in un'epoca di, in questo momento ci saranno le suppletive per i comuni, tanto più andiamo nel micro, tanto più questa cosa è fondamentale. Un sindaco deve avere questa trasparenza basata sull'accountability. E l'ultima cosa che mi sembra importante, e su cui potremmo in qualche maniera riflettere, è il passaggio da una visione, come dire, formale della politica, basata su decreti leggi, grandi scenari, decreti leggi, a un'attenzione sulle modalità attuative e micro attuative. Le cose si fanno se funzionano i piccoli dettagli. Questo investe evidentemente la politica e l'attenzione della politica per le modalità realizzative. Pensiamo al Green Pass. Esiste una critica dei Novax che è una critica ideologica, è quella. Ma esiste una critica che è abbastanza trasversale, che tocca gli esitanti, che non sono gli ostili, ma sono quelli che sono, ma anche quelli che si sono fatti il vaccino, sulle modalità attuative. Io credo che una riflessione anche sulle difficoltà che proprio in questi giorni stiamo avendo, domani ci sarà, domani, venerdì, insomma, ci sarà una grossa difficoltà. Ecco, esiste in qualche maniera il contenuto, ma esiste anche poi un'attenzione sul come realizzarlo. Qui, anche qui, il marketing e la ricerca psicosociale applicata al marketing può dare molto proprio sulle dimensioni microattuative, le ricerche sui nudge, l'analisi opportunità e constraints nella costruzione di percorsi. Ecco, tutto questo. Diventa, forse non è una cosa eclatante, non consentirà a nessuno di fare dei grandissimi discorsi, ma consentirà a tutti di realizzare un'ottima manutenzione dei processi. Cioè, attenzione, non soltanto ai contenuti dell'agenda, ma ai processi realizzativi dell'agenda. Se non stiamo attenti lì, noi possiamo avere le migliori idee del mondo, ma poi dopo, proprio perché si realizzano male. Ma pensiamo al salario minimo, un'altra cosa che è estesa in tutta Europa, quindi presumo, non sono un esperto del settore, ma presumo che abbia una sua fondatezza. Ecco, pensiamo però alle modalità attuative, a quante distorsioni ci sono state. Allora, che cos'è che non ha funzionato? Il principio o la modalità realizzativa? E come possiamo ottimizzare le nostre competenze. Questa è un'area vastissima nella pubblica amministrazione, nel management delle policies, è un'area, ma anche di impegno. Insomma, io vengo dalla psicologia e credo che le scienze umane, gli psicologi, eccetera, potrebbero dare dei grandi contributi se, per esempio, riescono a focalizzare questi problemi, non ultimo l'ultimo che ho detto. E far vedere come dare dei contributi di valore in modo tale da togliere i vincoli, togliere gli intoppi, facilitare le modalità realizzative. Ecco, questo mi sembrano quattro buoni punti su cui varrebbe la pena confrontarsi, che credo che una persona che si è interessata alla politica, alla partecipazione politica, potrebbe assumere anche come sfide per migliorare la qualità della sua testimonianza, della sua presenza, del suo percorso, insomma. Bene, infatti proprio diciamo, mi invita nel senso che poi mi richiama l'attenzione diciamo, a una delle ultime domande, siamo proprio in chiusura. In realtà, ecco, magari la faccio unica così Mi la dica. sintetizziamo.
quello che io posso restituire anche in sede di questa intervista è che il marketing è più politico, insomma, perché ci riferiamo a questo ambito, più di tutto oggi dovrebbe dotarsi di intelligence, quindi di intelligenza, e quindi poi il che si concretizza sui punti che lei adesso ha elencato. Appunto, è importante sicuramente la partecipazione, non solo in termini chiaramente poi di creazione del consenso all'esterno, quindi dei cittadini, ma anche in termini di chi poi tutto questo lo realizza all'interno, diciamo, poi dei singoli movimenti politici, partitici, certo, eccetera. E quindi le chiedo che tipo di ruolo, lei ha citato appunto le professioni psicologiche, lei stesso diciamo è uno psicologo, e quindi che tipo di ruolo potrebbero avere le professioni psicologiche all'interno di questo ambito professionale, e in generale vado un po' oltre, perché oggi, se lei volesse lasciare un messaggio al nostro pubblico, un giovane studente o professionista dovrebbe approcciarsi a questo tema, che poi si collega anche a una domanda più ampia, seguiamo, perché questo tema è così urgente, per collegarci anche al titolo del nostro progetto, è così importante per la nostra società e per la contemporaneità. Domanda dalle 100 pistole. Provo a dire qualcosa di apparentemente intelligente. A me sembra che il richiamo alla nozione di marketing intelligence sia fondamentale. Vede, la parola intelligence, io questa cosa l'ho sviluppata in un lavoretto che ho fatto per la rivista Micro e Macro Marketing, perché il problema c'è, l'abbiamo anche nei consumi, non soltanto nel marketing, ha due significati. L'intelligence alla 007, che è sostanzialmente un'intelligence manipolatoria, e quindi di manipolazione essenzialmente. O l'intelligence come sforzo di comprensione e di approfondimento. Io oggi credo che ci sia terribilmente bisogno di una riflessione ampia a fronte della complessità dei problemi a cui le scienze umane e la psicologia sociale, o comunque, possono dare un amplissimo contributo se si confrontano, se guardano al di fuori delle loro discipline e si confrontano con i problemi del contesto. Ne ho elencati qualcuno, ce ne saranno altri. Che contributo possiamo dare? Allora, finché ragioniamo all'interno dei nostri schemi disciplinari, temo sia difficile riuscire a dare qualcosa. Quando utilizziamo la nostra strumentazione teorica e metodologica in funzione dei problemi del contesto, forse lì possiamo misurare il nostro valore. Ma questo richiede degli atteggiamenti importanti, la mobilità e lo stare sui margini, non lo stare comodamente nei baricentri anche perché credo che una cosa, mi sposto un po' l'attenzione ma una cosa che oggi da cui dobbiamo partire, se vogliamo parlare per esempio anche di professionalizzazione o di posizionamenti anche non professionali, è il tema del cambiamento. Siamo tutti on the road, cioè l'idea di avere qualcosa che lo definisci e che poi dopo lo ripeti è qualcosa che è già sbagliato in partenza. Perché qualcuno l'ha chiamata società liquida, a me non piace moltissimo questo termine, anche se rispecchia delle una realtà che c'è. Ma qui il problema è il cambiamento. E allora la capacità di stare on the road e di leggere appunto questa mobilità, che è una mobilità di sguardi, ha una mobilità di categorie, e anche la costruzione di quello che non c'è. Oggi come oggi, se lei va a vedere gli psicologi che si occupano di politica, nel senso, sono pochissimi, e sono anche in ruoli non particolarmente eclatanti. Sono altre le professioni, sono i costruttori di algoritmi, e gli analisti di big data che vanno per la maggiore, perché nella situazione,
Ma credo che noi abbiamo di fronte delle potenzialità da costruire. Ecco, se andiamo in una logica replicativa, credo che abbiamo pochissime strade davanti a noi. Se andiamo nella interpretazione anche di quello che non c'è, ma che ci potrebbe essere, quindi la rappresentazione di mondi possibili, dove riusciamo a dare risposte migliori rispetto a, credo che abbiamo delle praterie davanti. E questo riguarda sia il professionista, ma sia anche il giovane che per interessi, per vocazione, si occupa della politica. Devo dire che delle cose più avvilenti che ho trovato nella mia attività professionale è di vedere dei giovani appena entrati nella politica che erano terribilmente vecchi perché per entrare avevano assunto un frame of reference mentale che era di una fissità, di una rigidità, di una replicatività, era mimetica rispetto all'esistente. Ecco, oggi forse l'unica cosa che non dobbiamo fare è senza, no? Essere mimetici replicativi. C'è spazio per tutti perché le sfide sono davanti e chiedono di essere affrontate, sia da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista passionale, cioè di interesse, credo che. C'è la passione civile, cavolo, ragazzi, dove la vogliamo mettere? Non è che poi uno fa le professioni. Cioè, a un certo punto a me è capitato di occuparmi di marketing politico perché all'inizio del 2000 in Italia stavano capitando delle cose che dal mio punto di vista di osservazione sulla salute non era sufficiente a capire. E questo cambiamento della società che metteva in gioco delle fibrillazioni profonde, che adesso vediamo scoperte nel 2020, ma c'erano già tutte nei primi anni del 2000. Ecco. Era la passione collegata però anche alla capacità di sviluppare comprensione in profondità dei fenomeni e quindi costruzione di buone risposte su base di intelligenza. È un auspicio. Bene, professore, allora siamo giunti al termine, la ringrazio moltissimo ancora per il suo tempo e insomma, mi piace magari lasciare questa ultima parola, lasciare i nostri interlocutori che ci ascolterà e chi ci ascolta con la parola passione, che secondo me è un punto importante perché chiama in causa anche tante dimensioni dell'essere umano e non solo dello scientista o del tecnico. Mi sembra un aspetto importante da evidenziare. Parliamo di una passione intelligente, di un'intelligente Passione passione. intelligente, esatto. Passione che non abbia Cavalchiamo soltanto questo essere, ma che paradosso, abbia dai. anche, diciamo, un po' di razza. Bene, d'accordo. Quindi grazie Grazie a voi, è stato un piacere. e...